Amo è la follia. Ragazze, oggi vi presento due make-up. Oddio, a dire la verità è un make-up, ma ci sono due versioni labbra che trasformano un po' tutto il make-up. Ovviamente questa è la versione dark, ma tranquilla ce ne sarà una molto più naturale. Ovviamente sono due trucchi per San Valentino. Sì, perché in fondo noi a San Valentino siamo anche un po' dark, un po' cattive, perché alla fine San Valentino ormai è una festa sdoganatissima. Ma al di là di tutto, è sempre una festività. Quindi al di là di tutto, noi un regalo ce l'aspettiamo. Tra parentesi, sottoscrivo per il mio fidanzato, un regalo ce lo aspettiamo, non fa niente se ormai è una festa di marketing, non ci interessa, un regalo ce lo aspettiamo, ma ce lo aspettiamo tutti i giorni. E niente, spero che questo video possa piacervi e vi mando un bacione, auguri per San Valentino. Allora, stendiamo un primer sugli occhi. Adesso con la matita Rocky di Nabla contorniamo l'occhio in modo approssimativo, non precisissimo. Il bello di Rocky è che è sfumabilissima. Anche se da usare all'interno dell'occhio, preferisco comunque la Velvet. Adesso con un pennello a lingua di gatto corto e denso. Cerchiamo di alzare anche la parte finale per dare un po' di dimensione all'occhio. Sfumando la matita ovviamente senza nessun colore sul pennello. Questa volta però uso un nero matte, il Nocturne di Nabla, nella parte superiore dell'occhio per andare a definire ancora di più la linea nera. Sotto useremo un altro colore. Lo tampono sulla matita in modo che il pigmento possa attaccarsi meglio alla parte cremosa che c'è sotto. Adesso con un pennello da sfumatura molto ampio uso un colore matte neutro nella piega dell'occhio. Ovviamente, essendo un pennello molto ampio, un po' di pigmento cadrà anche nella palpebra mobile, ma questo alla fine è un bene. Come vedete, sembra che non abbia fatto niente, ma ci servirà tantissimo nella sfumatura da fare dopo. Adesso prendo Mimesis con un pennello a penna e lo metto nella piega dell'occhio, però solo all'esterno. Traccio in pratica un punto alla fine della sfumatura nera. Solo una leggera ombra di colore. Il colore verrà quasi totalmente sfumato, non si vedranno linee nette. Aggiungo, sfumo fino a che non mi aggrada la sfumatura fatta. Adesso uso Atom, sempre di Nabla, sotto il sopracciglio e nella parte interna dell'occhio per dare un punto luce davvero molto delicato. Adesso
metto all'interno dell'occhio la Velvet, questa è nella versione vecchia, Bombay Black di Nabla. Me la sfumo anche leggermente sotto, per rendere la linea sotto un po' più scura. E metto nella parte inferiore dell'occhio, quello che fino adesso non avevamo toccato, Eternity sempre di Nabla, che è un blu notte leggermente satinato. Lo tampono sempre. Adesso con un eyeliner a penna cerchiamo di andare vicinissimo alle ciglia per andare a definire ancora di più l'occhio. Non è necessario fare alcuna codina finale perché sarà tutto sfumato. Bisogna soltanto definire un po' l'occhio prima di applicare il mascara. Adesso applichiamo il mascara e poi passiamo alle labbra. Adesso con il correttore liquido numero 1 di Nabla andiamo ad illuminare un po' la palpebra inferiore dell'occhio, perché è stata un po' scurita dall'ombretto Eternity che abbiamo messo sotto. Questo ci aiuta non solo ad illuminare la zona, ma anche a definire ancora di più la linea di sfumatura all'esterno dell'occhio. Allora, per le labbra voglio proporvi due versioni, una un po' più tranquilla, anche perché sugli occhi siamo andati con due colori freddi e so che il blu è un colore difficile da portare per molte di voi, anche se è stata di voi gli occhi castani, quindi voglio tranquillizzarvi sulle labbra e darvi un semplice gloss, un gloss con carattere, che è il Tokyo, sempre di Nabla, che in pratica è un nude leggermente rosato, quindi rimaniamo sui toni freddi. Quindi un prodotto facile da stendere con il pennellino incorporato, che dà un po' di luce alle labbra su un trucco comunque molto vivace, anche se portabilissimo. Vi do però anche un'altra versione labbra con Underground di Nabla, che è un colore che amo. Lo stendo prima direttamente dallo stick, poi vado a ridefinire i bordi. Sì, è un colore difficile da portare, me ne rendo conto, ma vi ho dato la versione naturale. È difficile da portare, però secondo me è portabile. E questa è la versione dark con Underground di Nabla. Volevo usarlo anche se è un trucco San Valentino, perché secondo me è un colore troppo bello. Ovviamente potete alleggerirlo con un gloss trasparente, potete sfumare leggermente l'interno delle labbra con un color più chiaro, anche un nude, un fucsia, ci sta da Dio. Potete gestirlo a modo vostro, oppure potete optare per la versione nude naturale che vi ho dato prima. Grazie davvero per aver visto il video e spero che questi trucchi siano stati interessanti per voi.